Cari amici di TG Events, oggi puntata numero 208 e iniziamo subito col teatro. Antonio Salines e Francesca Bianco in Una coppia aperta quasi spalancata, un'esilarante commedia di Franca Rame e di Dario Fo. Sei una pazza incosciente, ecco quello che sei. La pazza incosciente che sono dentro quella stanza che poi sarebbe il bagno sono io. E l'uomo che urla e mi supplica di non fare fesserie è lui, mio marito. Antonia, vieni fuori, ti prego. No, non posso, sto ingoiando un cocktail di pillole varie, Morgan, Rolton, Ortali, Don Vera, Morfendo, Licivagina e 48 supposti di mislina. Per bocca. Ciao, io sono Francesca Bianco, faccio il ruolo di Antonia, il ruolo che è stato di Franca Rame e in coppia aperta quasi spalancata, è una commedia molto molto divertente, ma è divertente anche estremamente intelligente, anche se ha 30 anni questa commedia devo dire che è modernissima, perché tragicamente le dinamiche di coppia secondo me non cambieranno mai, è anche una grande presa in giro di un certo così ambiente di intellettuali che pensavano che la famiglia fosse da smontare, che i rapporti di coppia fossero da smontare, che ci doveva essere maggiore libertà sessuale. In realtà poi, scava scava, i rapporti sono sempre gli stessi. È un problema di amor proprio. Questi uomini vanno aiutati. Sei bellissimo, sei meraviglioso, sei l'unico uomo della mia vita. Tu sei un grande stronzo. Commedia scritta da Dario Fo 30 anni fa, sembra scritta oggi, è la commedia italiana più rappresentata al mondo in assoluto, anche prima di Pirandello, prima dei Goldoni, prima di altri classici, per cui ci sembrava giusto riproporla. È da 2 anni che la stiamo portando in giro in tutta Italia con un grandissimo successo. Dario Fo ha visto la commedia e ci ha gridato: bravi, quindi meglio di così non può andare. Guarda, la coppia ha aperto un bidone. In tanti ci hanno provato, ma ci hanno fallito tutti quanti. E chi se ne frega? Chi se ne frega? Proprio perché ci hanno fallito gli altri, tesoro. Tesoro, proprio perché ci hanno fallito gli altri. Bisogna, come dire, reinventarla per noi, la coppia aperta. Se che hai detto, sentito bene, reinventa. Vattene, no. Non ti voglio più vedere, sparisci di qua. Voglio la separazione e il divorzio, ma mi voglio vederti morta. Allora, coppia aperta quasi spalancata, è il secondo anno che siamo in tournée con questo testo di Dario Fo e Franca Rame, una commedia esilarante sui vizi e delle coppie, degli uomini e delle donne, è una commedia che non sembra sentire assolutamente il tempo che passa, perché la commedia è del 1981, quindi sono più di 30 anni che è stata scritta, ma è sempre attualissima, probabilmente perché il rapporto di coppia non cambia nel corso del tempo, è sempre lo stesso e forse sarà sempre lo stesso, e questo fa il successo dello spettacolo. Hai mandato chi è? Ah, lui è il tuo marito? Hai mandato una canzone. Ah sì, le conosce tutta memoria, grande ammiratore. Hai mandato... No! E da me te esiste! Original Agamemnon Style, Atomic Auto. E adesso alza il volume con Lorenzo Beccati. Alza il volume, anche oggi siamo qui, come vedete siamo davanti a questo mare d'inverno così celebrato da veramente decine e decine di grandi scrittori e anche purtroppo di piccoli scrittori. Oggi alziamo questi due volumi, eccoli qua. Il primo, devo dire, è di Nino Formicola, Io sono quello senza barba, e praticamente è una storia di autobiografia di questa coppia di comici estremamente divertente. Come sapete, il cosiddetto commissario Zuzzurro è scomparso circa un anno fa, e in questa opera praticamente si ripercorre un po' tutta la storia di questo duo comico, ed è anche importante a mio giudizio perché è anche uno spaccato del cabaret
che va dagli anni 75 fino ai giorni nostri. È un amico per cui ve lo consiglio in modo ancora più forte, perché abbiamo trascorso insieme notti e giorni dal drive-in su fino al teatro di questi giorni. Eccolo qui, un gran libro. Il secondo libro è Altan, Colpi di coda, e all'interno troverete le vignette, le ultime vignette di questo grande autore satirico. L'editore Gallucci, un giornalista che per hobby fa il giornalista, ma in realtà la sua passione per il libro l'ha portato a fondare una grande casa editrice, appunto Gallucci. Eccoci qua, sempre davanti e a fianco al mare d'inverno. Vi saluto e alla prossima. E adesso vi parliamo di Sanremo, del Festival di Sanremo, ma soprattutto di uno spettacolo che realizzeremo il 14 febbraio, sabato pomeriggio, giorno della finale, in Piazza San Siro, nel centro storico della città. Uno spettacolo da seguire attentamente. Noi vi proponiamo alcuni momenti dell'anno passato. Questa è la storia di un bravo ragazzo di nome Bobby, che era sempre solo. Correva in Formula 3, ma sognava la Ferrari testa rossa. Un giorno prese una curva troppo fortis e, mango a dirlo, finì dentro una Jimmy Fontana del paese e disse: Sanremo, che legnata, ho battiato la Caparezza, minghi, che razza di mal. Questa sera ho preparato un pomeriggio. Questo pomeriggio ho preparato una mattina, questa mattina ho preparato una filastrocca sul Festival di Sanremo. E passò di Lauzi una bella ragazza con i capelli ricciarelli che disse: Santo California, che mina. Oggi ospite con noi niente popò di meno che Tony. Vedi che prima tutti cantavano in silenzio, come se avessero paura a cantare, no? Io invece sono uscito e canto sempre il mio genere, il mio modo di cantare. Tu sei romantica. Questa canzone Tu sei romantica potrebbe essere attuale anche oggi? Ma certo, perché il romanticismo c'è sempre e bisogna continuare e mantenerlo, perché le donne vogliono il romanticismo, no? Vogliono gli uomini con il romantico nel cervello, nel cuore e altro. E basta. Rivederti e carezzarti, le tue mani tra le mani, stringere ancora il mio mondo. Senti, ma il festival è sempre il festival? No, che festival è cambiato, mi dispiace molto. Io sono anni che quasi ogni anno mando un pezzo a Sanremo, ma non c'è niente da fare, ma vorrei sapere, ma perché non devo andare io al festival a cantare? Anche perché sennò dove vengo a lanciare le canzoni? Qua, come oggi. Come prima, di prima, dai che questa... Allora Danilo, sei appena sceso dal palco, hai fatto una parte dei tuoi successi anche sanremesi, com'è andata? Beh, è andato benissimo, il pubblico è straordinario, qui siamo a Sanremo ma sembrava addirittura di essere all'Ariston quasi. Mi sono introdotto in Buttami Via perché mi piace troppo. Guarda, tu sei un cantante fantastico e un giorno avrò l'onore di cantare insieme a te. No, vabbè. Ci somigliano angeli a portoi. Specchi gli occhi nei volti perché gli altri siamo noi. Lasciamo indietro pezzi di altri noi che ci aspettano
perché adesso gli altri siamo. Buonasera. Tutto bene? Ma cosa sì? È dura, stringi la cintura, stringi la cintura. Sì, perché c'è chi non arriva alla fine del mese, chi va dal chirurgo per cambiarsi l'età, qualcun altro odia il musulmano e il cinese, tutti in questo grande scontro di civiltà. È dura, è dura! Voi! La chemiotassazione, ma sempre bello intanto ritornare qui a Sanremo e poi riuscire ad esprimersi sul palcoscenico con un'evoluzione che c'è in ognuno di noi dal 2005 ad adesso, siamo al 2014 e vedo che tra i ragazzi, soprattutto quelli che mi seguono, cominciano ad esserci delle democrazie partecipative che non si vedono più dagli anni 70, 80, 90. Bello vedere la gente che partecipa, che ne sanno del dolore, di quello che si può provare per una disperata decisione, e di quando avevi tu vent'anni, fatti di progetti e sogni, in cui desideravi un figlio che cambiava la tua vita e che stringevi forte al cuore, e poi vedevi camminare e lentamente costruire la sua vita con dignità. Senti, tanti anni che sei con noi, ci vieni sempre a trovare con la stampa, quindi noi siamo orgogliosi di te perché sei sempre rimasto unito a noi. Il progetto che stai portando avanti, mi ha raccontato che stai lavorando molto nelle scuole. Sì, si chiama Scuole Medie e Scuole Superiori in Turcompovia, è un progetto per sensibilizzare i ragazzi sulle varie tematiche sociali, anche molto profonde, attraverso delle semplici canzoni, che semplici non vuol dire semplicistiche. Molti insegnanti e presidi diciamo che accolgono molto bene con entusiasmo questo incontro fatto con i ragazzi la mattina attraverso la musica. E poi, come ti ho detto prima, si crea molto dibattito, i ragazzi hanno voglia di esprimersi, arriva anche qualche dissenso tra qualcuno, però è la democrazia partecipativa che ci dovrebbe essere per cambiare l'Italia. Prima gli italiani, razzista! I bambini dovrebbero essere adottati dalle coppie etero, omofobo! E andiamo, via discorrendo, fino a domani. Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, è un lupo nero che da un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col di... Ed anche per questa puntata è tutto, continuate a seguirci su tgevents.it. Alla prossima!